Voga 2016, weekend di relax, grigliata con gli amici. Beh, sì, secondo me sì. Ora, la grigliata sicuramente non è un'attività rilassante. Porta la roba da mangiare, porta la griglia, porta il carbone, accendi il fuoco, prepara da mangiare. Se siamo nella casa di campagna di qualche amico, preoccupati anche di fare un pochino di pulizia, prepara la tavola, fai da mangiare per tutti, poi una volta finito di mangiare ripulisci. Obiettivamente c'è un certo carico di stress più che di relax, quindi il punteggio di relax magari è molto basso, però questo punteggio di relax è sicuramente controbilanciato dal gigantesco punteggio di soddisfazione, perché fare una grigliata con gli amici magari non è una cosa estremamente rilassante, ma è una cosa che ti dà una soddisfazione grandissima. È sempre molto divertente avere la giusta compagnia, e d'altronde anche il lavoro che c'è da fare, se c'è la giusta compagnia ci si divide tutto il lavoro. Certo che se grigliata con gli amici significa che ti devi fare tu un mazzo così e tutti gli altri stanno lì a guardare e mangiare, evidentemente non funziona, ma generalmente le grigliate che ho fatto sono sempre state un modo di incontrarsi tutti assieme, di parlare tutti assieme e di collaborare tutti assieme anche alla grigliata, quindi sono state molto molto piacevoli. E ancora adesso, in estate, nei weekend, quando mi è possibile, cerco di essere presente o di organizzare qualche grigliata con qualche amico. È un modo sicuramente interessante e divertente di passare il fine settimana. E tu invece che cosa mi dici? Per un weekend di relax, grigliata con gli amici, ci può stare? Oppure hai quella categoria di amici scrocconi che se vuoi fare una grigliata devi organizzare e fare tutto quanto tu, e loro si siedono a tavola con coltello e forchetta pronti a mangiare e basta? Fammelo sapere con un commento, e noi ci vediamo domani!